Dunque, detto alle 13, mentre stanno preparando i nostri strumenti tecnologici, si fa una relazione che è molto interessante perché arriva da un'esperienza di vita in un paese islamico, il caso dello Yemen in particolare. Perché Alberto Angelici era nello Yemen? Perché Alberto è professore associato di chirurgia alla facoltà di medicina e odontoiatria dell'Università di Roma La Sapienza. Oltre all'insegnamento di chirurgia nell'anno accademico 2004-2005 ad oggi, dall'anno accademico insegna al modulo didattico di medicina delle migrazioni, quindi un tema che è molto vicino a quelli che noi trattiamo. Da molti anni svolge attività di formazione per i chirurghi nei paesi a risorse limitate, ecco perché si trovano ieri, cioè nel Togo, Benin, Somalia, Iraq, Djibouti, Yemen, si è fatto mancare quasi niente, svolgendo attività clinica con particolare riguardo, anche questo mi sembra importante sottolinearlo, che si è occupato in particolare della chirurgia di guerra. Dal 2004 a 2014 è stato responsabile del progetto scientifico di cooperazione accademica tra le facoltà di medicina e odontoiatria della Sapienza di Roma e quella dell'Università di Sana'a della Repubblica dello Yemen, e questo mi spiega perché si può parlare, Alberto Angelici, si può parlare del terrorismo jihadista in un paese islamico, il caso dello Yemen. Grazie, grazie della presentazione, grazie dell'invito. Non è un caso che un medico parli dello Yemen, i medici italiani sono stati sempre i migliori cronisti della storia dello Yemen. Sin dalla fine dell'Ottocento, ho portato questa immagine, questo è un libro bellissimo del 1936, in cui Cesare Ansaldi, un medico militare, che dalla missione italiana in Etiopia viene inviato nello Yemen, e dove rimane per 4-5 anni, e scrive delle cose bellissime, parlando anche dell'archeologia dello Yemen. È ancora oggi un libro, direi, focale nella documentazione sullo Yemen. Perché vi parlo di questa cosa? Prima di tutto perché così parliamo di quello che succede nel terrorismo jihadista in un paese islamico. E poi perché è un'esperienza vissuta. Vorrei proiettare un video di un attacco terrorista, perché se non si vede, non si capisce di che cosa si sta parlando. Quando si parla di terrorismo jihadista, si legge, però non si vede, non si sente, non si sente l'odore, non si sente l'umore. Allora, lo Yemen è questo, è un paese splendido, molto più vicino all'Italia di quanto normalmente non si sappia. Quando abbiamo aperto i corsi di letteratura all'Università di Sana'a, 60 persone si sono iscritte al corso di italiano, quindi voglio dire, molti yemeniti hanno studiato in Italia e molti yemeniti parlano italiano e vedono la RAI. Questo è un elemento che è stato fondamentale in tutta quanta questa storia. Vedete che confina a nord-ovest con Saudi Arabia, che lo schiaccia, letteralmente. Lo Yemen ha 25 milioni di abitanti, Saudi Arabia ce n'ha poco più di 4 milioni, su una zona desertica spaventosa. L'Oman, invece, verso nord-est, è l'altro confine, ed è un paese che sta tra lo Yemen, Saudi e Iran, quindi è un po' un cuscinetto. A nord ancora ci sono gli Emirati, il che significa che è un paese sorprendente perché comunque è una repubblica, ed è una repubblica fra un regno, un sultanato e gli Emirati. Ed è sempre questa sua connotazione di repubblica, è sempre stata la spada nel fianco della penisola araba, permettendo tra l'altro, grazie alla destabilizzazione che gli altri paesi hanno avuto man facile a realizzare nello Yemen, un ruolo oggi purtroppo tristissimo per quanto riguarda il terrorismo jihadista. Voglio farvi notare una cosa, che lo Yemen è diviso dal Corno d'Africa, da quel braccio di mare che si chiama Bab el Mandeb, che sono poco più di 12 chilometri, quindi è veramente uno sputo. La gente passa da una parte o dall'altra in maniera, non dico a nuoto, ma insomma siamo lì. Allora, lo Yemen è un paese sorprendente perché è vero che è una repubblica islamica, ma ha una legislazione laica. Una legislazione laica nella quale la tolleranza e anche la tolleranza religiosa è stato sempre un elemento di punta. La popolazione yemenita è divisa in due grandi gruppi, sciiti e sunniti, di diverse scuole, gli zaiditi e gli sciafiti.
ma il 35% sono sciiti e il 65% a grossi numeri sono sunniti. Ma tra i due gruppi non ci sono mai stati, fino a qualche anno fa, non ci sono mai state lotte basate sulla religione. Se di lotte basate sulla religione si può parlare. Il governo, che ha sempre ben capito quale fosse il potere della religione usata a fini politici, ha emesso delle leggi per le quali l'apertura di una moschea è sottoposta e soggetta all'approvazione, alla previa approvazione del governo, cosa che per esempio da noi non succede, quindi voglio dire con una lungimiranza che peraltro non è stata ben recepita. Non ci sono stati, quando dico che gli appartenenti ad altri gruppi religiosi hanno il diritto di portare i segni della propria religione, io a Sanaa vedevo gli ebrei con i boccoli e le suore di Madre Teresa di Calcutta, vestite da suore di Madre Teresa di Calcutta, quindi non ignorabili, che lavoravano, svolgevano attività di supporto a pazienti psichiatrici con un sorprendente appoggio della popolazione e delle comunità politiche. Le suore erano 6 suore, lavoravano con l'aiuto di un gruppo di volontari del partito dell'Al-Isla, quindi un partito sunnita islamico vero. Nonostante questo, lo Yemen ha una serie di elementi di destabilizzazione che non possono essere certamente riferibili alla divisione politica. Gli sciiti e i sunniti in Yemen hanno sempre vissuto bene, tranquilli, non c'è mai stato alcun tipo di intolleranza o manifestazione di intolleranza tra un gruppo e l'altro. Io ho vissuto nello Yemen quasi 10 anni. Una volta un tassista mi ha chiesto se ero musulmano e quando gli ho detto che non lo ero è stato oggetto di una lunghissima chiacchierata al termine della quale non mi ha fatto pagare il tassì. L'unico paese islamico nel quale io sono stato discriminato è stata l'Indonesia, la civilissima Indonesia. Ecco, purtroppo per una serie di considerazioni di carattere politico lo Yemen ha 3 elementi di grande destabilizzazione, e cioè le tribù del nord, perché la società yemenita è una società tribale, e questo non ha una valenza negativa. Cioè, quando uno parla di società tribale nello Yemen non sta esprimendo un giudizio negativo, è un dato di fatto, è un fatto storico. Allora, il nord, gli sciiti del nord, tutta la zona del sud gestita sempre di più da Al-Qaeda, la zona sunnita, e poi l'altro elemento di destabilizzazione sono quelli che non hanno mai accettato l'unificazione del 91, quando finì la guerra tra nord e sud e lo Yemen fu unificato. Naturalmente questa situazione di destabilizzazione e di incertezza politica, di non forza politica, è quella che ha permesso lo sviluppo dell'Al-Qaeda ed è diventata un grosso problema di destabilizzazione nei confronti della penisola araba, ma devo dire a questo punto purtroppo di tutto il mondo, cioè Al-Qaeda è una filiazione yemenita, ci sono dubbi. Questa era la situazione nel 2012. Allora, la parte che vedete a nord è quella celestina, quella è tutta zona sciita. La parte centrale è bianca, dove c'è Sana, Odeida e Taiz, invece la parte centrale è dove convergono gli interessi culturali, commerciali e così via, ed è una zona dove hanno convissuto tutti, fino a che non è successo il disastro. La zona color sabbia invece è la zona sunnita, la zona bianca a confini con l'Oman fino al 2012 non è mai stata particolarmente coinvolta da fenomeni di tipo jihadista, perché fortemente controllata sia dall'esercito yemenita sia dall'esercito omanita, perché quello è il corridoio dal quale arrivano i profughi somali e quindi c'erano interessi diversi. Quello che mi piacerebbe far vedere, quei puntini rossi rappresentano le zone dove Al-Qaeda si è impiantata e che sono le zone che adesso vedrete nella prossima mappa, sono strettamente controllate da Al-Qaeda. Devo dire una cosa, che fino a che non succede quello che vi farò vedere dopo, la zona, i sunniti, ma tutti gli yemeniti, non hanno mai espresso un chiaro segno di contrarietà o di condanna nei confronti di Al-Qaeda. Al-Qaeda veniva vista come lo strumento che serviva a destabilizzare l'influenza occidentale nello Yemen. Era vista come lo strumento contro gli Stati Uniti. Gli yemeniti non hanno nulla contro l'americano. Hanno
molto da discutere contro gli americani, che è ben diverso, contro il governo americano, che è una cosa completamente diversa. Questo ha fatto sì però che questa silente accettazione non abbia mai permesso di esprimere dei forti elementi di condanna, che invece sarebbero stati auspicabili, se non quando le cose sono degenerate, come vedremo. Allora, gli ingredienti per la destabilizzazione dello Stato c'erano tutti, i presupposti c'erano tutti, quei tre elementi che vi ho detto prima. Quando nel 2014, nel 2015, i gruppi sciiti scendono verso Sana'a dopo che è caduto il presidente Ayatollah Saleh e il suo successore, peraltro regolarmente eletto perché era il vicepresidente, Hadi, non riesce a gestire il dialogo con gli sciiti, la situazione precipita completamente, permettendo la crescita e lo sviluppo dei movimenti jihadisti. Parlare di movimenti jihadisti in un paese islamico può sembrare francamente antitetico, ma in realtà non è così, perché vedrete tutti quei concetti che sono stati detti stamattina sono assolutamente veri. Ecco, questo è nel 2000, questa è la nave Cole, una nave militare americana che era alla fonda del Golfo di Aden, che viene attaccata da un barchino carico di esplosivo. Fa 17 morti, ma soprattutto è uno schiaffo alla presenza degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti non hanno dimenticato e continuano purtroppo a non dimenticare. Questa nave, tra l'altro, io non ero presente quando ci fu l'attentato, ho visto quando l'hanno portata via, è stata una cosa impressionante perché l'hanno caricata su una nave e l'hanno riportata negli Stati Uniti. Allora, questo è il momento in cui è la prima azione rivendicata da Al-Qaeda per lo Yemen, Al-Qaeda Yemen, il quale è attivo dal 2000 al 2009. Ma vedete, il primo attacco è stato contro un simbolo americano, ma dopo sono tutti attacchi contro i turisti, contro istituzioni, non contro gli yemeniti. L'ultimo attacco è stato questo attacco suicida contro un gruppo di sudcoreani. Lo Yemen ci aveva abituato agli attacchi ai turisti, venivano sequestrati, con sequestri che qualcuno ha scioccamente definito romantico, perché di romantico in un sequestro non c'è proprio niente, la canna del fucile vista dalla parte sbagliata non è romantica, però sono tutte cose che si sono sempre risolte con piccole concessioni, in qualche modo il terrorismo vero e proprio che poi ci ha portato a tutta una serie di cose non era conosciuto. Nel 2009 finisce Al-Qaeda, il Regno Saudita finisce Al-Qaeda Yemen, perché il Regno Saudita si rende conto che Al-Qaeda in Saudi comincia ad avere una valenza politica, tra l'altro ci sono stati alcuni attentati fatti da Al-Qaeda contro i sauditi, per cui lo dichiara il movimento contro legge, lo persegue militarmente e sostanzialmente di caccia. Dove vanno a finire questi simpatici individui? Finiscono nello Yemen, rafforzando le file dello Yemen, le file di Al-Qaeda dello Yemen, e nasce Al-Qaeda per la penisola araba, che attualmente è la struttura di terrorismo jihadista più attiva e più operativa. Il Daesh, credo che sia opportuno chiamarlo Daesh, non ISIS, perché se no li riconosciamo una struttura che non ha. Il Daesh sono delinquenti organizzati, ma sono delinquenti, non hanno una valenza politica. La valenza politica è quella che gli dà Al-Qaeda, che comunque si è dissociata paradossalmente, perché erano troppo cattivi rispetto ad Al-Qaeda. E questa è la situazione attuale. Le zone grigie che voi vedete sono quelle che sono anche militarmente controllate da Al-Qaeda. Ma qui tutti quei puntini rossi sono tutti i luoghi dove sono stati fatti attentati da Al-Qaeda, e la cosa che ci deve far riflettere è che non sono soltanto nella zona verde, ma sono anche nella zona grigia e la zona sunnita. Il che significa che Al-Qaeda non fa più attentati contro gli sciiti, vedremo c'è una fatwa contro gli sciiti, ma fa attentati contro i musulmani. E questa è la storia e la cosa che non è stata capita dall'Occidente, o non sufficientemente capita. Allora, questo è un film, non so come si faccia a fare. Allora, questa accade il 12 maggio del 2013. Io ero in ospedale, se è possibile levare l'audio. Questa è una zona dell'ospedale dove venivano ricoverati VIP hospital, parte del teaching hospital nel quale noi lavoriamo. Io stavo facendo lezione. Tutto questo, essendo una zona particolarmente sensibile, c'erano le telecamere.
Quindi quello che è successo è stato preso in diretta dalle telecamere, non era mai successa una cosa del genere. Allora, vedete, a un certo punto c'è, la gente dentro comincia a capire che sta succedendo qualche cosa, tra l'altro era fortemente controllata dai militari. Arriverà una macchina che si vedrà nella telecamera che inquadra dall'altro lato, la macchina arriva davanti all'ingresso dell'ospedale, scendono gli uomini che stavano sulla macchina, la macchina esplode e quindi i militari lasciano entrare chiunque. Ecco, vedete, adesso la gente comincia ad arrivare, la gente che stava dentro l'ospedale comincia a rendersi conto di quello che sta succedendo qualche cosa, però nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa di questa portata. Vedrete, ecco la macchina che arriva, adesso verrà inquadrata da un'altra telecamera e si vede l'esplosione. Ecco, a questo punto la gente dentro l'ospedale si rende conto di quello che sta succedendo. Sono entrati, hanno fatto esplodere la macchina, sono saltate le telecamere che riprenderanno dopo. Un gruppo di terroristi, 9 persone, sono entrate e hanno cominciato a sparare su tutto quello che si muoveva. Sono entrate in sala operatoria, hanno ucciso gli operatori, gli infermieri, i pazienti, hanno sparato a tutti. Dopodiché, guardate adesso queste scene. Allora, questo è il dottor Venezuela che entra, era un chirurgo toracico filippino, che entra e c'è un terrorista dietro l'angolo che lo abbatte. Allora, quello che secondo me è francamente impattante è che non c'è la razionalizzazione dell'intervento militare, ma c'è l'assoluta autonomia comportamentale di una persona che non ha alcuna emotività. Vedrete l'ultima scena, quella che ha scioccato il paese. Ci vuole qualche minuto. Ecco, questo infermiere che esce dall'ospedale. Tenete presente che queste persone io le conoscevo personalmente, e la dottoressa, Maria, ma aveva fatto la tesi di laurea con me, quindi gente che io conoscevo bene. Allora, a un certo punto, guardate, arriva questo signore, ecco, l'attentatore spara, ma non c'è neanche odio, non c'è nulla, non c'è alcun sentimento. Vedete, c'è una totale indifferenza, proprio è come se... Ecco, questa è la scena... Adesso questa gente è rimasta incastrata in un corridoio, quindi non poteva più uscire. Entra il terrorista, guardate, e con assoluta calma, non è un problema suo. Adesso si avvicina, stacca una bomba a mano dal giubbetto e la lancia, poi si gira e lentamente esce, corre malnotato. Ha fatto 25 morti con questa cosa. Poi esce, continua a sparare al di fuori dell'ospedale, ecco qui c'è l'ambulanza, adesso uscirà un signore vestito da militare ma con le scarpe da ginnastica, il quale si aggira, è come uno che va a prendere il caffè, anzi, chi va a prendere il caffè ha più emotività di questa cosa. Allora, ecco, vedete, questo signore, in fin dei conti, sta lì, ha ammazzato 12 persone fino ad adesso, alla fine saranno tra quelli che sono morti lì e quelli che sono morti dopo in ospedale. Considerate che io stavo in aula e in aula c'erano le finestre, per cui dopo è successo l'ira di Dio questa cosa, l'ira di Dio nel senso che hanno inseguito 5 di questi che erano scappati e si è combattuto per strada, ripeto, senza la razionalità dell'operazione militare. Dalla finestra vedevo un giovane militare yemenita che sparava con 2 Kalashnikov, uno di qua e uno di là. Immaginate che cosa può essere successo. Finita la gestita la situazione con gli studenti, siamo scesi in sala operatoria con gli altri colleghi, c'erano 62 feriti. 62 feriti. Non avete idea di quanti siano. Allora abbiamo lavorato fino al giorno dopo. Quando io sono uscito, ho trovato una città calma, una città composta, che non aveva accettato la provocazione. L'attacco è stato immediatamente rivendicato da Al-Qaeda. Che è successo? È esploso il sistema, aiuto. Ecco, allora, viene rivendicata da Al-Qaeda, la quale dice, siamo stati noi. Il pomeriggio... Questo simpatico giovanotto che si chiama Kassim Al-Rahimi
ed è la diapositiva in italiano, la slide è in italiano, perché così è in italiano sul bollettino del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che mette una taglia su questo signore, che è il capo di Al Qaeda per la Venezuela. Quindi, personaggio ben identificato e ben identificabile, il quale fa una cosa assolutamente incredibile. Guardate, questa è la BBC. Allora, la BBC dà la notizia di questo accaduto, riportata da Al Arabiya. Al Arabiya è l'altro canale, uno è Al Jazeera, che è quello filo sunnita. Al Arabiya è un po' più liberale. Riportano le immagini di quello che è successo. E adesso vedrete le dichiarazioni di Al-Qassim, il quale si scusa a nome di Al-Qaeda per quello che è successo, dicendo che sono cellule sfuggite al suo controllo, e fa le condoglianze alle famiglie dei morti. Questo è il capo di Al-Qaeda. Ci sarà un'altra dichiarazione di questo genere di Al-Qaeda quando il Daesh aggredisce un gruppo di militari, giovani militari che tornavano nella zona, quella controllata da Al-Qaeda, e li sgozza. Non sono decapitazioni, sono sgozzamenti, che è una cosa ben diversa, ha proprio una valenza anche religiosa diversa. A quel punto Al-Qaeda dice, attraverso lui, no, attraverso il suo portavoce, dice che loro, Al-Qaeda con il Daesh, non c'entra niente. Immaginate quale possa essere stata la ferocia del video che io ho visto, purtroppo, di un evento di questo genere. A questo punto non ci si capisce più niente, perché non è più la lotta dei movimenti terroristi fondamentalisti contro l'Occidente, e non è più la lotta dei fondamentalisti islamici contro gli islamici, contro l'Islam, si chiamino sciiti, chiamateli come volete, ma insomma è contro la loro gente. Allora, questa è la sequenza poi che porta a marzo del 2015 i ribelli sciiti hanno tentato di, si chiamano ribelli, ma insomma, gli sciiti, hanno tentato di fare di dialogare col governo, non ci sono riusciti. Nel 2015, a marzo del 2015, il presidente Hadi si era trasferito già ad Aden, perché gli scontri militari lo avevano portato via da Sana'a. A marzo va via e va in Saudi Arabia. Il 24 marzo, il 26 marzo, la coalizione saudita, a gestione saudita, con Emirati, insomma un sacco di gente, comincia a bombardare lo Yemen. E ancora oggi, fino a ieri, hanno bombardato. Bombardano la popolazione civile, bombardano gli ospedali, hanno bombardato gli ospedali di MSF, come sapete, hanno messo le mine sotto l'asilo che noi, comunità italiana, tenevamo, ma ci hanno messo le mine con i bambini dentro. Allora, se questa è guerra, qualche perplessità io ce l'ho. Allora, ad aprile del 2015, dopo l'inizio dei combattimenti, dalle moschee di Mukalla, controllata da Mukalla, una zona controllata da Haqqa, viene pronunciata la fatwa contro gli sciiti, che sono dichiarati eretici. Quindi a questo punto è la follia totale, non ci si capisce più niente. Come i sunniti dichiarano gli sciiti eretici e fanno la guerra santa, il jihad contro. Allora, la cosa al 24 settembre, l'ultimo evento grossolanamente evidente, era il giorno di Eid, quindi l'inizio della festa. C'è un attacco a questa moschea, la moschea Al-Balili, dentro Sana'a, che era una moschea sciita, e questa volta l'attentato viene attribuito sia al Daesh sia ad Al-Qaeda. A questo punto non ci si capisce. Come abbiamo vissuto noi questa situazione? L'abbiamo vissuta male, perché all'inizio ci veniva detto, guarda, le notizie noi ce le avevamo dall'Italia, paradossalmente, dai francesi, dalla Francia, eccetera. State attenti. Noi stavamo attenti, però noi non avevamo la percezione del pericolo, ma lentamente abbiamo avuto la percezione della mancanza di sicurezza, che è una cosa ancora più destabilizzante. Per cui all'inizio erano le nostre ambasciate, e poi quando sono stati gli yemeniti, che ci hanno detto guardate fermi, non andate in giro, non andate in qui, non andate lì, ci hanno messo in grande difficoltà.
La difficoltà era rappresentata dal fatto che noi occidentali, io sono una casa a Sanassi, non so se c'era ancora, quindi ho sempre vissuto tra gli yemeniti, cioè gli italiani, non ho mai avuto problemi di questo genere, e conosco, quindi, però io sono identificabile e gli altri no, quindi indubbiamente la psicosi, se volete, comunque ti viene perché tu non ti fidi più di nessuno, non vivi più, eccetera, e poi alla fine siamo venuti in Brasile. Facendo qualche riflessione su questa cosa, io ho sentito già due volte questa cosa e devo dire che la sposo completamente. Il jihadismo non è un fatto religioso, la religione viene offensivamente utilizzata per giustificare delle scelte politiche. Il jihadismo rappresenta la blasfemia dell'Islam, perché non è immaginabile a nessuno che discussioni politiche, discussioni di tipo religioso possano essere utilizzata a questo fine. Mi è piaciuta molto questa frase che ho trovato in un libro del 2001, quindi ante litteram. L'equazione islamica a tutti i tentativi di modernizzazione del mondo islamico seguono delle feroci forme di repressione e di islamizzazione della modernità. È come se questo grande sistema avesse paura del cambiamento, avesse paura di subire una forma di denaturazione. E allora forse il problema delle banlieue può essere riportato a questo: non c'è l'accettazione di questo tipo di cambiamento. Nelle città dove ci sono le comunità arabe, Torino, la comunità araba di Torino vive in un unico posto dove si parla arabo, si vede Al Jazeera e si mangia halal e così via. Io non lo so, perché io sono un chirurgo pragmatico, però probabilmente il problema va approcciato in una maniera diversa. Bisogna forse un po' togliere un po' di retorica e affrontare il problema un po' più concretamente. Grazie. Yeah.